Inizio shock per l'Ascoli, che in casa è ancora senza vittoria contro la Regina, reduce da due sconfitte consecutive. Al quarto minuto il cross di Campagnacci e il disastro di Peccarisi, che mette nella propria rete clamoroso autogol del prodotto del Vaio della Regina. Secondo autogol consecutivo per Maurizio Peccarisi, che ha segnato nella sua porta anche nella partita contro il Grosseto. 1-0 per la Regina dopo 4 minuti di partita. L'Ascoli accusa il colpo, prova a punirla in contropiede la squadra di Breda con questa azione di Rizzato, che prova la conclusione, la parata è di Guarna. L'Ascoli prova a organizzare le proprie mosse in attacco, ma non riesce a essere pericolosa, e Campagnacci va via in contropiede sull'errore di Faisca. Bravo qui Guarna a metterci il piede sul primo palo. Attacca l'Ascoli, ma non si rende mai pericoloso se non su calcio piazzato, come in questo caso con Papa Vaigo. Romeo poi non la prende benissimo, addirittura spinge il compagno. 1-0 per la Regina alla fine del primo tempo. Tanti cambi per Castori, dentro anche Filippo Boniperti, la sua partita durerà molto poco, dentro anche Soncini. Papa Vaigo viene messo sulla destra, il suo cross è bravo, Pietro Marino a cartocciarsi sul pallone. Marino preferito a Kovacic per questa partita. Al 17esimo c'è un brutto fallo proprio di Filippo Boniperti, 5 minuti dopo il suo ingresso. Fa dei cambi anche Breda, dentro Barilla, fuori Castiglia, dentro Ceravole, fuori Bonazzoli. Ammonito anche Barilla pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Al 31esimo il colpo di testa di Faisca è di fatto l'azione più pericolosa della prima ora di gioco per l'Ascoli. La parata ancora di Marino. La Regina sembra poter controllare la situazione con Ceravolo a spazio in contropiede, lo mette giù Boniperti, banale fallo, seconda ammonizione, espulso il nipote di Giampiero. La sua partita dura 25 minuti. Ascoli in 10 prova a crederci fino alla fine, tanti spazi per la Regina in contropiede, qui Misseroli per Rizzato che entra in area. La sua conclusione viene messa da Peccarisi in calcio d'angolo, sembra davvero finita. L'arbitro da 4 minuti di recupero, calcio d'angolo di Parfait, anche lui è entrato nel finale. La percussione, il giocatore del Camerun, e l'arbitro Gaglione vede un fallo di mano di Barilla che viene ammonito e poi espulso. Ma guardate, la palla colpisce il volto di Barilla che fa segno anche con la mano sul naso. Rigore che probabilmente non c'era. Allo scadere del tempo di recupero Papa Vaigo segna un insperato 1-1, poi non esulta. Finisce 1-1 fra Ascoli e Regina. Qui il replay dell'esecuzione di Papa Vaigo.